Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Marvel's Guardiani della Galassia. Siamo sul videogioco appunto dei Guardiani della Galassia e nello scorso episodio abbiamo incontrato l'Unimente. Ma Ora, guarda, il nostro mentre leader. Gamora chiacchiera, siamo un po' allo sbando, siamo un po' allo sbando nella galassia e dobbiamo riuscire a ricomporci. Dobbiamo andare nei nostri alloggi per riposarci. Qui possiamo ottenere qualcosa. Ok, possiamo mettere delle musiche che saranno tutte protette da copyright, sì, Devo sicuramente. concentrarmi, spegni Quindi subito non. quell'affare. Sono tutti un po' Siamo di malumore, scoltosi. sì. Va bene, niente musica. Conviene. Andiamo a parlare un attimo a Gamora. Ehi. Vuoi ancora alzare la voce? Cosa? No. Non ho voglia di chiacchierare. Guardatevi il finale dell'ultimo episodio se volete capire questa Dimenticato il toaster. situazione, eh. Il finale dello scorso episodio. Chiudiamo come sempre il frigo e a questo punto andiamo proprio nelle nostre logge. Qui c'è Gamora, Drax. Questo è il nostro alloggio, è un bagno. Ok. Possiamo rilassarci qui effettivamente. Possiamo lavarci un po' i denti. Devo lavarmi i denti. Bravo. Fresco e pulito. Bravo. E possiamo anche farci una doccia? Per rilassarci, direi che è l'ideale, no? Tutto a posto, Panico. Rocket. Nel frattempo vi ricordo di Attaccate mettere un bel mi piace al video, di commentare facendomi sapere cosa ne pensate sia del videogioco sia della serie e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Ora noi entriamo nel nostro alloggio e rilassiamoci. Direi di andare sul letto. Però c'è l'ama sul letto. Dai, bella. Ciao, ciao. Cosa c... È così che sei entrata? Oh, al diavolo. Siamo nel capitolo 9 attualmente, eh. Vi ricordo che i E il capitoli letto in teoria puzza. sono 12. Ottimo. Siamo verso la fine. Ok, musica protetta da copyright, che io cercherò di coprire con la mia voce nel frattempo. Bla bla bla. Dai, addormentati Peter, forza. Lo so che vuoi dormire. Dorma, Sir Peter. Dorma, forza. Forza Peter, Star-Lord, se addormenti, bravo. Tanto la musica continua ad andare, mi sa che comunque YouTube la beccherà. Vabbè, dettagli, tanto non succede niente. Banalmente la monetizzazione, che già non esiste su questo canale, andrebbe agli autori di questo video. Di questa canzone, volevo dire. Abbiamo una nave. Questa è la nostra stanza. Così piccola. Ma guardati. Guardami. Oh! Che capelli. Cosa? Che succede? Tu saresti me? Forza, il procione sta aspettando. E anche gli altri. Rocket, sì, stava aggiustando una cosa brutta. Ma se siamo una specie di famoso eroe spaziale, allora perché scappiamo dai cattivi? È complicato. No, invece, non si scappa. E siamo atterrati. Che è l'ennesima visione barra flashback. Che devo dire sono le parti che Brutta, ho mi hanno voluto più lasciarti annoiato dormire. del Ti rendi gioco, conto? Oh, quanto ho dormito?
Ok, no, fortunatamente Abbastanza da raggiungere la zona di quarantena. Posizione, Aspetta, è una come visione sono reale, arrivati fin ok? Siamo nella qui? realtà. Vuoi riparare la tua nave o no? La mia nave. Credo, almeno. Sì, la tua nave. Forza, gli altri sono fuori. Dubito che sia reale. Ok, andiamo fuori. Fatto, andiamo. Guardate un po' chi si è alzato. Il ratto ha preso decisioni mentre dormivi. Sì, lo so. L'hai presa comoda. Cosa? Nikki? Tu non dovresti essere qui. Avevi promesso che mi avresti liberato. Lo so, ma... Sì, credo sia un sogno. Nikki! Ragazzi, non fatemi beccare! Non me lo faccio ripetere! Bruce, corri! Via, via. Vabbè, parte abbastanza scriptata di gameplay. Addio Gamora. E addio Drax. Il capitano che affonda con la nave, no? Mi dispiace! Non so cosa fare! Sì, Luigi, lo so! No! Ho sbagliato tutto! Non possiamo continuare a fuggire del gruppo! È colpa mia, vero? Tutto quanto! Dovevamo essere degli eroi! Affrontiamo le paure e accettiamo le responsabilità! Lasciami in pace! Perché continui a seguirmi? Chi stai facendo? Perché non lo fu? Ma che cosa sta succedendo? Affrontiamo le paure e accettiamo le responsabilità! Chi stai facendo? Gli eroi non fuggono! Ma che cosa sta succedendo? Gli eroi non fuggono e quindi niente. Giriamoci! No! Ho sbagliato tutto! Lasciami in pace! Perché continui a seguirmi? Pecca di questo! Lo straccio orrendo! Peter Quill! Peter Quill! Ah, abbiamo completato il capitolo 9, ok. Peter Quill, sveglia! Mali estremi. Drax. Sbaglio quasi sempre Drax a svegliarlo. Legittima aveva ragione, Quill. Ovette e Camaria torneranno in vita. Sì, ok. Dobbiamo soltanto avere fede. Capitolo 10. Prova di fede. Aia. Drax, inizia a mettermi ansia, amico. Volevo condividere la notizia, Peter Quill. Hai perso la famiglia, tua madre, la donna Kree. Tu comprendi il dolore di una perdita. Drax. Ma con la fede e la promessa ritroveremo le nostre famiglie. Io, Drax, io non... Hai accettato la sua premessa, non è vero, Peter Quill? Menti o prendi tempo? Prendiamo tempo. Non proprio. Ma non perché io non voglia. Ho solo delle domande. Posso capirlo. La promessa della matriarca è travolgente. Travolgente è la parola giusta. Anche a me è servito del tempo per capire il miracolo della promessa. Sì, tempo. Ho bisogno di tempo. Avrai il tuo tempo, Peter Quill. Tuttavia, ho meno certezze sugli altri. Il legnoso potrebbe unirsi a noi, ma l'assassino e il roditore potrebbero resistere. Sono elementi pericolosi per la nostra causa. Dovrò ucciderli. Aspetta! Perché? No, fai ragionare Drax. No, non servirebbe a niente. Perché siamo una famiglia.
Ecco, dagli una possibilità. Non è facile comprendere. Credi davvero che accetteranno la sua promessa? Certo! Prendi Gamora. Lei è la figlia di Thanos. Dovrà darsi parecchio da fare prima di poterla accettare. E Rocket? Da dove inizio? È letteralmente un esperimento ambulante. Quello che Nikki, la matriarca, gli offre è una cosa del tutto nuova. E invece l'albero? L'hai detto tu stesso. Lui accetterà. Insomma, è Groot, amico. Una garanzia. Perfetto, Peter Quill. Bene, bene, fantastico. Vado a informare gli altri. No, vado a prenderla e la porto da te. Come? Non è lontana un milione di anni luce? Siamo già atterrati sul suo pianeta. Pensaci bene, Peter Quill. Al nostro ritorno vorrà una risposta. Aspetta! Drax! Perché non ne discutiamo? Esci dai tuoi alloggi? Beh, noi sappiamo come fare, no? In teoria qui dietro c'è un tunnel. Aspettiamo un po' sul... Qui dietro in teoria c'è un tunnel, c'è il tunnel del lama. Interagiamo con questo. Lì. Ok, prendiamo il giustamente l'auricolare per sentire Rocket. Forse è per questo che non mi facevo andare via. Rocket, perché la mia porta è chiusa dall'esterno? Ecco, Drax potrebbe essersi unito alla chiesa. Sul serio? Io sono Groot. Lo so, è un super casino. Drax è super incasinato. Credo che ci abbia portato sulla Sacrosanct per cercare la matriarca. Ma tranquilli. Forse ho un'idea. Ecco, il coso lama sta facendo un buco nel muro. Cammy? Ha un nome. Il punto. Potrei. Se solo. Hai nascosto Cammy dai Nova Corps e lei ha smangiucchiato la nave. Potresti aprire okay. Le porte. Bingo! Ok, sono fuori. Le traccia di Drax? Non ancora. Beh, se Drax ci vede, siamo nella merda, no? Però dovremmo sbloccare le porte. Sapete una cosa? Sono felice che sia successo. Perché? Perché? Vi avevo detto che quella bestia assurda avrebbe rosicchiato il mondo. Ma mi avete ascoltato? Oh no! Non si ascolta, Rocket! Tanto lui aggiusta tutto! Aspetta. I comandi per Sei le porte mi erano qua. No, che Cammy abbia fatto un buco nel muro. No! Ma forse sì. Se riusciamo ad uscire da qui. Blocca le porte. Beh, i comandi erano questi, no? Però qua non mi fa interagire, quindi boh. E chi dovrà riparare tutto alla fine di tutta la storia? Sempre che non crepiamo prima. Ciao, Cammy. Puoi scommetterci la corteccia. Senza di me, la Milano sarebbe un relitto alla deriva nello spazio. Non c'è di che, comunque. Sì, grazie per aver riparato la nave permettendo a Drax di dirottarla. Che stai facendo? È chiusa. Lo so, volevo controllare. Beh, vai a controllare l'abitacolo. L'abitacolo? Quindi di là. Puoi sbloccare le porte dall'abitacolo? No, ti prego, dimmi che sai dov'è l'abitacolo. Certo che fatto. Ok. La sala comune. Ma che raggio aspettiamo? Dobbiamo andarcene da questo ammasso di fango prima che il pazzoide verde arrivi qui con la sua amichetta matriarca. Rocket, basta. Non possiamo abbandonare Drax. Ma sarà ancora Drax? Voglio dire, è stato convertito. Lo so. Dobbiamo solo trovarlo e strapparlo al lato oscuro. Hai davvero intenzione di rapire Drax il distruttore? E sottolineo il distruttore. Abbiamo fatto troppa strada e visto troppe cose orribili per abbandonare un amico. E Drax è pur sempre un amico. Quello non è più il nostro amico. Non costringermi a farlo, bello.
stai puntando addosso una cavolo di pistola? No. Non ancora. Voglio solo farvi capire la gravità della situazione. Noi non ce ne andremo. Beh, e che razzo quella? Era ora che tirassi fuori le dannate Gnord. Ok? Ci sto. Ci sono delle obiezioni? No, mi va bene. Io sono Groot. Bene, andiamo a cercare il nostro amico. Vamonos. Vai, vai, vai. Usciamo dalla Milano. Evitiamo di parlare allora, per l'ennesima volta siamo? A tutti i guardiani, altrimenti okay. Davvero questo gioco non lo finiamo più. Perché proprio qui? Sai dove siamo? In una dannata laguna. Quante volte devo dirvelo? Detesto l'acqua. Ehi, non sono stato io, ok? Dillo a Drax. Ah, questa roba fa schifo. Ma veramente. Detesto il pelo bagnato. Rocket, stai bene? Ecco, odio l'acqua, odio bagnarmi e odio non essere pagato. Non siamo qui per i soldi, dobbiamo salvare Drax. Abbiamo una scansionatina con il visore. Ragazzi, non mi sembra di avere collezionabile Mantis, o altro. Casa dei preti di Pan. Altri la Mantis. Ottimo. Non sono pazzi, sono pacifisti in esilio. Pacifisti? E anche peggio. Li hai visti su Nowhere? Quello è l'ultimo posto dove dovrebbe stare un pre. In esilio da dove? Ala. Sono sfuggiti alle persecuzioni Kree molto tempo fa. Ora offrono asilo e protezione a chi ne ha bisogno. Sei già stata qui. Dimmi che non attraverseremo l'oceano. Solo una piccola parte. Se non cadi non ti bagni. Sì? Beh, come sai che Drax non è caduto? Beh, se anche fosse lui sa nuotare. A differenza di altri. Non preoccuparti, Rocket. Qualunque cosa accada, Gamora ti aiuterà. Ah, sì? Ah, sì? Sì, perché siamo una squadra. E... ecco Drax. Maledetto bugiardo. Dov'è lei? Dov'è la matriarca? Oh, oh, oh! Mettila giù subito! Drax! Bello! Ora calmati! Mi ha convocato qui per ridarmi ciò che ho perso! Rocket, ci serve aiuto! Là, ragazzi. Ah, ecco la tornata. Molto più figa Mantis qui che nei film. Molto. Mantis. E come hai... Cosa? Oh, quello? In passato la Isao mi ha insegnato a colpire lo stesso punto in tanti tempi. O forse è stato un fad. Tranquilli, Bieco Verde sta bene. Che cosa ci fai qui, Mantis? Gli ho detto di venire. Su Nowhere. Ho guardato dentro la sua mente. Bugie che incatenano. Cosa si fa in questi casi? Beh, si corregge il problema, ovviamente. Shh. È tutto ok. Ci sono io qui. Tranquillo, nelle tenebre. È un'altra delle tue fiamme, Quill. No, no. Non in questo tempo. Su, la grotta inquietante è di qua. La che cosa? La grotta inquietante, dove si incontrano le vie più oscure del futuro. Nel senso di ignote, non di brutte. O meglio, anche brutte.
ma non saranno mai peggio dei futuri che ho visto. Perché quelli erano davvero brutti, molto brutti. Meglio non sapere quanto. Qualcuno potrebbe tradurre, per favore? Io sono Groot. Il punto è... o era... Proprio quello o... giusto. Quali parti del discorso ho già spiegato? La grotta è inquietante? Sì, esatto. Dunque, quel cuore grande e forte è pieno di dolore. In tutti i futuri viene convertito. E in alcuni riusciamo a salvarlo qui! Ed eccoci qui, dove i Kotati mettono radici. Quindi, giusto per chiarire, c'è una linea temporale dove noi due... Peter, concentrati. Giusto. Cosa sono i Kotati? Io sono... Groot. Uomini pianta, come Groot, ma... sfigati. I Kotati sono una razza sacrale ed evoluta di esseri pacifici che ci onorano con poteri meditativi. Custodiscono anche i segreti dell'antica grotta. Possono decostruirli per un attimo. Oh no, prendono il compito molto seriamente. L'unica speranza di accedere è appellarci alla loro saggezza. Siamo entrati! Cosa dobbiamo cercare qui? Non ne hai idea. Qualcosa con cui aiutare Drax. E ci affidiamo alla parola di questa svitata spaziale. Non è una svitata. Che paura. Inquietante, sì. Direi letale. Sicuri di volerlo fare? No. Forse a Drax serve solo una bella dormita. Sembra in forma. Quasi. Il controllo mentale non durerà a lungo, pelosetto. Gli amici di Bianco Verde lo aiuteranno a combattere le bugie della matriarca. E accadrà qui. Ok. Occhio! Doppio razzo! Questa l'ho percepita in lieve ritardo. Ricordate che siamo qui solo per Drax. Anche se sarebbe tutto più facile se sapessimo cosa stiamo cercando. Oh, ma certo, è sempre più facile per chi sa le cose. Per chi sa tutto, tu non le sai. Non ancora. È tutto fin troppo instabile. Questa grotta ci ammazzerà tutti. Oh no, non tutti. Non stavolta, credo. Altra acqua! Cos'ha che non va a questo pianeta? Non sembra così male. Forza, Rocket! Non morirai per un po' d'acqua. La morte da annegamento è... Sotto la cascata c'è qualcosa, di solito sotto la cascata è infatti. Collezionabile. Bene! Qualunque cosa tu abbia trovato, quello di sicuro non valeva il bagno. Oh, sì che lo valeva. Certo, da qui sarà tutto più asciutto. No, oh, ti sbagli, Scarpon! No, però Scarpon! Sì! Forza! Cazzo! C'è mancato poco! A volte capita che Gamora muoia lì. Ne dubito. Stiamo andando dalla parte giusta, Mantis? Credo di sì. Ok, beh, qui è impossibile saltare. Cerchiamo in giro una strada alternativa. Allora, aspettate. Questo Drax lo può distruggere in qualche modo. Lì possiamo passare. Iniziamo a fare questo con Drax. Credi che Drax possa... Bianco Verde deve stare tranquillo. Serve tutta la mia forza mentale per tenerlo a bada. Groot, forse spingendo tutti insieme? Io sono Groot. Dice che serve l'aiuto di Bianco Verde, ma Bianco Verde non può. Finché voi non lo aiutate. Potremmo cercare di usare quel grosso cristallo. Diamo un'occhiata qui. Magari c'è un altro modo per passare.
per Nebula, Gamora. Non è colpe, Gamora. Va bene, Gamora, saliamo lassù. Non potrei sparare un po' a queste rocce? Oh, no! Io non penso che ci ucciderebbe. Tu invece? Ho visto tanti futuri in cui Pelosetto muore in questa grotta. Ehi, vieni! Cosa sopra di me? Sembra fragile. Fatelo vedere e avremo il nostro ponte. Problema risolto. Continui a ignorare il problema principale. Vediamo cosa cerchiamo. Non pensare a quello. Concentrati su quanto gli vuoi bene. Penso a tutte le volte che Drax ha fatto qualcosa per noi. Neanche solo una. Ah, davvero un lavoraccio solo per un collega. Dici che cosa provi davvero? L'ho fatto. Alla peggio possiamo sempre trovare un altro bestione. C'è qualcosa? Per Drax non provi solo questo. Ok, qualcosina in più. Non molto però. Non a livello morire in una grotta. Io sono Groot. In che senso non te la racconto giusta? Sono sincero. Io sono Groot. Non sono innamorato di Drax. Schifo. Preso. Drax si è già messo in gioco per noi. Come su Sekhna. La prima volta che siamo stati assaliti dalla tigre col muso da polpo. Moncherino? E durante il secondo attacco di Moncherino? Mantis, questa nebbia ci darà problemi? Ok, una nebbia molto particolare che porta un mostro. Moncherino? No. Che avevamo già affrontato. Mega abilità sbloccata, scudo di Spartax. La decisione di affrontare i propri incubi con coraggio ha aumentato la fiducia di Star-Lord in se stesso. Per un breve periodo può muoversi sul campo di battaglia godendo della completa vulnerabilità. Non penso che lo userò, sinceramente. Groot, immobilizzalo. Gamora, squartalo. E Rocket, segalo. Certo che ora Drax ci tornerebbe utile. Perdito. Non basta chiamarlo per farlo venire. Sembra che la sua schiena respinga tutti i colpi. Sì, sì. Si respinge proprio tutti i colpi. Hey, ho cambiato idea. Ora un Drax normale ci tornerebbe molto utile. Possibile. Ok, aspettate, ora potenziamoci un'altra volta. Quindi queste abilità le praticamente sblocchiamo da soli, senza doverle comprare. Ok, compriamo l'onda stordente di Gamora. Colpisce un singolo nemico infliggendo danni moderati, creando poi un'onda di energia che infligge uno stordimento moderato a tutti gli avversari dietro il bersaglio iniziale. Questo è forte, molto forte, prendiamola. Vivano su questo pianeta. Forse non erano originari di Sekhnarf. E poi si può scendere? Qui. Magari Hellbender è qui e ci sta dando la caccia in tutta la galassia. Perché ci vuole morti. Lady Hell ci vuole morti. Capite cosa vuol dire? Che moriremo tutti? Credo di capire cosa intende. Che siamo una squadra. Se facciamo incacchiare qualcuno, lo facciamo insieme. Immagino che nella tua testa suonasse meglio. Acqua, questa è una zona e mostri segreta. Che ha che non va questo posto? Mi sa di sì. Qui c'è sempre stato un grande potere. I preti narrano di chi era qui prima di loro e delle meraviglie che erano in grado di fare. Passaggio. Non ho mai sentito niente del genere. L'ultima volta che sei stata qui non eri pronta. Che genere di storie raccontano i preti? Leggende di anime intrappolate nella pietra. Non sentite il mormorio costante? Sento di essere osservata. Ah, un collezionabile qui, ok. Om Hype. O Om Hype. Anche altri oggetti. Altri materiali, componenti. Lo senti anche tu, signor Groot? Aspetta. Riesci sì. A capirlo? Tu no? Ok. Groot dice di controllare da questa parte. Va bene, mi sono ammazzato, ma dettagli. Andiamo di qui. Mi ricordate che razzo stiamo cercando qua giù? Paure ancestrali da combattere. O qualcosa del genere. È il qualcosa che mi preoccupa. Oh, spettrale. Io
sono Groot. No, che non ci osservano. Nessuno sano di mente verrebbe in queste cacchiosissime grotte delle meraviglie. Che succede? Il signor Groot sente gli sguardi che ci osservano. Tranquillo, alberello, li sento anch'io. Sopra vedo qualcosa. Forse è un collezionabile. Oh, qua però mi sta di arena per una battaglia, infatti. Ce ne sono due! Due di cosa? Mantis, queste cose c'entrano nulla con quello che cerchiamo? Drax apprezzo. Non mi convince. Stupido piano. Ma... oh, Bianco Verde vi vuole molto bene. Che ne dici qui? Carteniamo. O Grode. Sembra un mostro inventato da Dario Moccia. Allora, mantenere la distanza e tempestare di colpi per stordirlo. Si consiglia di sfruttare al massimo i momenti di stordimento. Ok, quindi vai. Vai. Questi dovrei così. Così. E così. Stordito del tutto e crepa. La mia lama non riesce nemmeno a scalfirti. Ora ci servirebbe proprio Drax. Vai! Attacco opportunità, sì. Bersagliamolo ora che è vulnerabile. No, lasciami stare. Fino alle ossa! Certo che in questa grotta sacra vive parecchia roba! Crepa! Ora vai, Groot! Immobilizzalo, Rocket, bombardalo. E Peter Quill. Niente, non può fare un cavolo, Peter Quill. Non che non ci abbiano provato. E mo crepa. Troppo facile, troppo facile. Oh, ricordo questa parte. Qui succede qualcosa di brutto, qualcosa che dobbiamo evitare. Mantis, di qua. Ok, apprezzo Drax come tutti voi, ma sono ufficialmente stufo di questa grotta. Allora, innanzitutto qui... La donna insetto non riuscirebbe a uscire dal bagno. Mi servirebbe Drax, giusto? Che cerchiamo? Sembra che ci sia qualcosa dall'altra parte. Peccato che Drax sia fuori gioco. Sarebbe esatto. Stato felice di fare a pugni. Di là da dove siamo arrivati. No, di là da dove siamo arrivati, quindi forse qui possiamo salire. In qualche modo. Bieco Verde è in un oceano di bugie. Dobbiamo riportarlo a riva, cercando di restare ancorati a qualcosa di positivo. Allora, ostacolo come pesante. Collaborando con qualcuno. Non è la nostra vediamo specialità. Ti sottovaluti sempre troppo, Gamora. Ah, brava Gamora. Tutti dobbiamo affrontare le nostre volte. Alcuni qui, altri no. L'importante però è affrontarle. Anche qui c'è qualcosa. Sai, c'è enorme. A volte okay, si può anche scappare. Drax avrebbe potuto lanciarlo. Ma solo finché sarà necessario. Qui presto non possiamo andare da nessuna parte. No, aspetta, forse dovresti dietro? Già averlo no. Capito. Hai no. Dimenticato i tuoi sogni. Vabbè. Come diavolo fai a saperlo? Non so. Aspetta, qui però. Rocket può passare, no? Riecco quella sensazione. Vai. Rocket, riesci a passare lì dentro. E poi? Mi faccio divorare dal residente della tana? I volti di pietra. Quello che stiamo cercando è oltre, sotto o dietro uno di quei volti. Che ne dici, Rocket? Scommetto che laggiù troverai l'uscita. Ah, sì, certo. Vai, Rocket. Che puzza di uova di Spike marce. Ok, piazzo la carica. State indietro. Non credo sia la linea in cui ci uccidi. Bravo, Rocchettino. Possiamo passare ora? Che qui devo usare il ghiaccio. Per bloccare i gas velenosi. Poi chiedere a Groot. Ehi, Groot, bello. Riesci a sollevarlo? Sollevare questa roba. Aspetta però, prima distruggiamo queste. Potrebbe esserci qualcosa di interessante qui dietro. Ho usato materiali. Poi Groot, questa la sollevi in acqua pur di fino lì questa sensazione. Grazie. Dai, che dopo tutta questa no, fatica c'è un collezionabile magari. Tieni chiusa quella boccaccia.
Ok, materiali. Forse sono materiali. Va bene. Facciamo comunque andare bene, eh. Aspetta, però qui sopra si può andare ancora. E là c'è un collezionabile, ok, bene, bene, bene. Solitamente quando fai tutte queste cose anche di collaborazione con i guardiani ci sono dei collezionabili. Altri materiali, ottimo. Trovato niente, Peter? Niente che possa salvare Drax. Rocket, l'eroe di mezzo mondo. Qui in giro. E scendiamo. Oh sì, la grotta è ricca di sfaccettature, capita? Va bene. E lì sopra mi sa che non si può andare. Vediamo, passando da qui. No, vero? No. Anche se forse di là poi si può andare. Qui non c'è niente da fare con Gamora, vero, per arrampicarsi, no? Niente, dai, andiamo da questa parte allora. Andiamo nel percorso ovviamente principale. Di qua, qua. Mantis può parlare. Per caso vedi qualcosa, Mantis? Molte cose, troppe cose. Ombre della civiltà che un tempo viveva qui. Volti disperati che, come me, contemplano orrori futuri. Ma va anche bene, altre Mantis. Ombre, le nostre, e non solo, di una figura che ci osserva. O che ci osservava? Io vedo rocce e cose cristalli. Una statua che sembra un volto e altre rocce. Meglio la tua versione. Vedo qualcos'altro. Amici, disposti a morire per un compagno. Sì, beh, spero proprio che non si arrivi a tanto. Anch'io, Starcoso. Anch'io. Non riesco ad arrivare a colpire quello, però. Se non altro i cristalli sono gradevoli. Ho visto, beh, in teoria l'ho colpito, però. Questi sembrano banali silicati. No, non c'è niente di banale nel modo in cui risuonano, pelosetto. Bisogna allora cadere? Potrebbero valere qualche unità, col giusto acquirente, ovvio. Ah, aspettate, là c'è qualcosa. Però non posso arrivarci. Guardiamoci un po' in giro, eh. E tecnicamente potrei sparare a quei... C'è un'altra passare... strada. Ah, quei ok. Quei cristalli sembrano pericolosi solo a me. Tranquillo, testolina pelosa. Muori cadendo in due sole linee temporali. Non dovremmo essere in nessuna delle due. Ottimo. Dobbiamo salire su quei cristalli, Groot. Io sono Groot. Prima aspetta che qui l'esca da lì o rischierai di cadere. E qui abbiamo anche degli altri materiali. Oh, finalmente ricordo qualcosa. Credo. Qui dobbiamo fare attenzione. Forse stai pensando a una versione in cui ti spingo giù da un dirupo. Oh, pelosetto! La tua instabilità è sempre costante in ogni versione dello spazio-tempo. Sei il mio filo conduttore rabbioso. Forse dobbiamo accettare che non si può spiegare tutto. La galassia è un posto strano. Dobbiamo seguire la corrente. Perdersi in una grotta mortale è la tua idea di seguire la corrente? Non ci siamo persi, pelosetto. Non in questa versione. Stiamo recuperando ciò che altre versioni di noi hanno già trovato. Non è emozionante? Se volete fermare Rooker... Raker. Sì, Rooker. Questo è l'unico modo. Rooker. Ecco, il volto dalle mille menzogne, credo. Aiuterà a salvare Drax. Cercherà di impedircelo. Quel che cerchiamo è oltre il volto, oltre le menzogne. Vuoi che li faccia saltare? Non dovrebbe essere la risposta a tutto. Ok, altri materiali. E andiamo di qui. Attenti tutti quanti! Bravissimo, Starcoso! Grazie. Di solito non ci riesci. Ricordate che avevano parlato dei volti nel buio, ma credevo che fosse solo una metafora. La donna insetto è fuori di testa. Certo che sono incavolato. Sono zuppo e vago in una grotta che si sbriciola cercando non so che cosa. Gamora, riesci a farci attraversare? Al diavolo, io mi butto. No,
Non farlo! Non vuoi che affetti quella cosa? No, non tu! Sta per succedere qualcosa di brutto! Ah sì? Ah, ora basta! Io entro! Ok! Facciamo saltare la statua, salviamo Drax e alziamo i tacchi! Sì, ma... È ora di affidarci ai nostri istinti, Quill! La donna insetto dice che il volto ci impedisce di aiutare Drax, quindi distruggiamolo! Pelosetto! Non fa una piega, Rocket! Ciò che stai per fare! No, no, oppure no! Sono stanco degli indovinelli! Non rinunciare a non fare ciò che hai stavolta già fatto! Abbiamo retto a Mantis, ok? Dammi un tic per pensare, ok? E se venisse giù tutto quanto? In quel caso almeno avremmo finito di litigare con lui! Non sei d'aiuto! Groot, digli di smetterla! Sono Groot! Pelosetto è nervoso, credo che moriremo tutti. L'ha detto o no che quest'affare ci ostacola? Sì, ma... Niente ma, io non prendo ordini... Rocket, no! Niente, Rocket tira giù tutto. Mi sembra di dirlo spesso, ma... Vuoi conoscere il piano? Già. Mi sono correndo! Per un soffio. Puoi dirlo forte. No, va bene. Mantis. Dov'è la matriarca? Questo è il caso in cui fallisco. Vogliamo aiutarti! Oh, nuovo potere! Va bene. Quando io fallisco, voi avete successo. Ci sono io. Ehi, ragazzi, guardatemi! Non sono per niente morto! Cosa? Ci hai quasi ammazzato! Mai più esplosioni, Rocket! Mai più! Ti pentirai di queste parole! Starcoso! Sei uno spartoi? Perché non lo sapevo? Forse non sempre... L'ho dimenticato. Cosa? Di nuovo quelle pistole, quelle. Ha salvato Drax dopo che tu ci hai quasi ucciso! Che razza di pistola è? Fagli vedere, Starcoso! L'elemento vento delle pistole. Oh, ho ricordato una delle mie storie preferite dei preti di Pama su questo posto. Alcuni esploratori ingenui vagano nella grotta perdendosi per sempre. Okay. È così che si fa. Molto meglio le mie esplosioni. Non direi, no. Durante la prossima battaglia implorerete per le mie esplosioni. Implorerete! Durante la prossima battaglia vedrò di ricordarmelo. Bene, comunque, anche questo video finisce qui. Vi ricordo di mettere un bel mi piace, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti mentre i guardiani si buttano giù, ma noi lo faremo nel prossimo episodio. Grazie mille per aver seguito questo video e alla prossima!